Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore letterario. Oggi parleremo del format del viaggio dell'eroe contro il format delle memorie sintetiche. Il viaggio dell'eroe è un format, un'ossatura, uno scheletro teorico da seguire per costruire racconti o libri. Fa parte delle tecniche del retelling. In descrizione di questi files trovate tutti i links per scaricare i PDF gratuiti che illustrano cosa sia il viaggio dell'eroe se non lo sapete. Trovate anche i links da cui ho prelevato un paio di immagini e che potete visitare, diciamo, i relativi links essendo web page ben fatte. Per farla corta e breve, il viaggio dell'eroe sono una serie di atti o macro-sequenze che devono rispettare alcune regole classiche, uno mondo originario oppure condizioni iniziali. 2. Richiamo all'avventura. Ecco, qualcosa turba la condizione iniziale, c'è un cambiamento che muta la condizione iniziale. Il cambiamento non è più reversibile se non con un'avventura. 3. Rifiuto del richiamo, ecco, può esserci o meno, non è strettamente necessario, specie se il protagonista o i protagonisti sono consci del punto 2. Queste prime due, tre, diciamo, in queste prime tre atti o comunque macro sequenze c'è una consapevolezza limitata, il rifiuto del cambiamento, riluttanza al cambiamento, poi gradualmente un superamento della riluttanza. 4. Mentore. Compare una sorta di Virgilio, o più di uno, che aiuta il protagonista o i coprotagonisti o protagonisti, preparandoli ed aiutandoli verso le difficoltà che dovranno affrontare. In questa fase, nella fase 4, c'è impegno verso il cambiamento, sperimentazione e preparazione alle difficoltà future. 5. Varco della prima soglia. Iniziano le prove e gli scontri, ci saranno nemici ed alleati, ed eventuali problemi e dissapori o tradimenti. Per trame invertite e spionistiche, i nemici potrebbero essere amici e gli amici potrebbero essere nemici. 6. Avvicinamento alla caverna, ossia scontro ed escalation di scontri e di prove di intensità crescente, che ricordano un po' i vari livelli di un videogioco al crescere della difficoltà, ecco, tanto per intendersi da dove i videogiochi hanno pescato, appunto dal retelling del viaggio dell'eroe. In questa fase, quindi punto 5 e punto 6, abbiamo tentativi di cambiamento, conseguenze del cambiamento, impatti delle, diciamo, dei primi scontri e un nuovo impegno verso il cambiamento. Poi abbiamo punto 7, battaglia finale, solitamente grande e plateale. Qui abbiamo il tentativo finale di cambiamento. 8. L'eroe ottiene una ricompensa di qualche tipo. 9. Via del ritorno. 10. Resurrezione e climax. La battaglia finale ha ristabilito l'equilibrio iniziale del punto 1, oppure un nuovo equilibrio che è altrettanto soddisfacente. In questo caso, nei punti 8, 9 e 10 abbiamo la padronanza finale dei problemi e praticamente l'eroe o gli eroi, protagonisti o coprotagonisti, ottengono una qualche ricompensa di qualche tipo per aver svolto, diciamo, il loro compito. 11. Compimento e crescita e ritorno con Elisir. L'eroe è cambiato per le esperienze avute. Ha avuto mutamenti. Ora, se il plot è epico, l'eroe porta cicatrici fisiche e psichiche non menomanti che hanno avuto un impatto positivo. Se il plot è funesto, l'eroe ha cicatrici non reversibili e con danni menomanti con un impatto negativo, ma la collettività ne ha tratto comunque un vantaggio dal suo sacrificio. Ora, ci potremmo chiedere, questo format, il format del viaggio dell'eroe, è attualmente, diciamo, è da sempre applicato sistematicamente a tutto il genere letterario, modificandolo ed adeguandolo ai temi trattati, dai plot of action, plot of thoughts, plot of characters, su ogni tipo di dimensione, quindi guerra, amore,
problemi sociali e quant'altro. Ora, adesso ci chiederemo, ma il format del viaggio dell'eroe può essere applicato anche al genere climate fiction? La climate fiction è un sottoinsieme dell'hard sci-fi. Ha senso implementare completamente ed interamente il retelling del viaggio dell'eroe? Dunque, se la climate fiction è fantascienza di breve periodo ed è un sottogenere dell'hard sci-fi, allora in un'analisi pastel sui prossimi decenni per inquadrare il contesto e gli scenari delle favole di climate fiction, ecco, l'analisi pastel ci dice che il XXI secolo non porterà pace e prosperità al genere umano. Apparentemente il format del viaggio dell'eroe sembrerebbe calzare alla perfezione anche al genere climate fiction nel XXI secolo, in quanto il viaggio dell'eroe calza in modo epico nel disegnare appunto un mito della guerra. Ma è davvero così? Ma appello ai ricordi e reminiscenze del verismo che ebbe a studiare tantissimi anni fa alle superiori. Il verismo che tanto ha influenzato la letteratura italiana. I racconti devono essere storie personali false, ma devono essere incastonati in uno scenario veritiero e corretto, in modo che le storie personali appaiano verosimili, credibili e plausibili. Ora, se confrontiamo il format del viaggio dell'eroe con i racconti di storia sulla guerra, come Niente di nuovo sul fronte occidentale, Sergente nella neve, 100.000 gavette di ghiaccio, Il giorno più lungo, Leggermente fuori fuoco, la serie TV Band of Brothers, oppure il libro di scuola militare Vanguard of Valor, ecco, si scopre che il format del viaggio dell'eroe è inapplicabile. Il viaggio dell'eroe è falso in varie sue parti, in quanto non calza alla perfezione con la realtà storica dei casi personali. La guerra non è una bella esperienza da fare, non è un evento positivo, non produce crescita positiva, ma molto spesso lascia probabilmente ferite fisiche e psicologiche menomanti, non reversibili e dolorose. Il format del viaggio dell'eroe, potremmo dire che, ecco, a mio avviso il format del viaggio dell'eroe mitizza la guerra, glorifica la guerra, il format del viaggio dell'eroe. E il format del viaggio dell'eroe sta nel migliore solco della propaganda ideologica, della più negativa possibile, in quanto dal punto 7 del viaggio dell'eroe in poi, ecco, i successivi punti non sono rappresentativi della maggioranza dei casi della realtà storica. È possibile quindi adattare il format del viaggio dell'eroe a ciò che ci insegna la storia? Sì, in guerra si muore e si finisce dispersi, si rimane feriti, si finisce prigionieri. Solo un'esigua piccola minoranza vede la fine della guerra. Infatti, statisticamente, la totalità o quasi di quelli che hanno combattuto qualsiasi guerra, già a partire dal suo inizio, non ne hanno mai visto la fine. Ma solo gli scaglioni successivi ed i rimpiazzi delle perdite causate dalla guerra, che sono entrati in questo tritacarne della guerra, quindi una dinamica già iniziata, ecco, solo quelli che sono entrati in modo tardivo e successivo, ecco, ne hanno visto la fine, ma i primi non ne hanno mai visto la fine. Quindi, escludendo chiaramente i quadri alti della piramide militare che non erano sul campo di battaglia ma hanno sempre comandato scrivanie. Ora, se si vuol costruire delle memorie sintetiche estratte dal futuro, allora 1. La lettura deve risultare piacevole, altrimenti nessuno leggerà mai niente qualcosa, ed è scontato che l'obiettivo dell'autore sia quello di cagionare al lettore un senso di dispiacere alla fine del libro, causandone il bisogno indotto di leggere di nuovo qualcosa di simile come un prequel o un sequel, per ovvie ragioni logiche. 2. La lettura
deve far pensare il lettore, è in sostanza il messaggio esplicito o implicito dello scrittore. Comunicare senza avere un messaggio non è comunicare, ma è solo far rumore, questo a mio avviso. 3. La lettura di un testo di climate fiction nel format memoria sintetica, a mio avviso, deve essere trascendente. Accedendo ad informazioni future, oltre a far riflettere il lettore deve essere calato in un ambiente futuro, verosimile e plausibile, come se fosse catapultato nel futuro, finendo per comprendere meglio i problemi e diversi punti di vista delle fazioni in lotta. Questo, diciamo, è compito dell'autore, che deve cercare di abbattere in modo consistente la normale asimmetria informativa causata dal fatto che lettore e autore sono entrambi osservatori esterni posti in uno spazio-tempo antecedente ad un evento che invece è futuro. 4. La lettura di un testo di climate fiction nel format memoria sintetica, a mio avviso, deve essere mistica. Ci deve sempre essere almeno un Virgilio virtuale che in modo diretto o tramite una voce narrante neutra, ecco, accompagni il lettore in un viaggio dentro a scenari verosimili e plausibili di climate fiction, alias fantascienza di breve periodo dal colore verghiano. Personaggi nel testo di climate fiction eseguono il loro copione, che deve essere verosimile ad una plausibilità, quindi plausibile e coerente con una verità storica futura. Deve essere, per certi versi, a mio avviso, il lettore ad intraprendere una sorta di viaggio dell'eroe, incamerando informazioni e costruendosi una sorta di memoria sintetica dal futuro, acquisendo una nuova consapevolezza sulla prospettiva futura, perché in ultima analisi tutti i veterani, passati e futuri, hanno tutti la stessa opinione sulla guerra. Non è un'esperienza positiva da fare, non è un'esperienza positiva da far fare al prossimo. La guerra sarebbe meglio evitarla. Per queste ragioni, rappresentatività storica futura e di messaggio dal futuro verso il passato, intrinseco ad ogni testo di climate fiction che dovrebbe esserci, per essere ritenuto tale, quindi un testo di climate fiction, ecco, a mio avviso, per queste ragioni che vi ho detto, il format del viaggio dell'eroe non è mai esattamente applicabile. È però applicabile in teoria a saghe e con personaggi diversi, oppure con non protagonisti, che però entrano nella favola appunto solo tardivamente. Questa puntata super mega cervellotica è tutto, un saluto, alla prossima.